Siamo con Andrea Fanaletti, assistente allenatore della Bakery Pastificio Fontana Under 18 Elite. Affrontate per la prima volta un campionato di livello come appunto quest'Under 18 Elite. Come è nata questa decisione di affrontare un campionato simile? Beh, innanzitutto ciao a tutti. Questa domanda è semplice, perché l'anno scorso i ragazzi hanno fatto un miglioramento che è stato al di sopra delle aspettative. Hanno affrontato un campionato per le loro capacità, un campionato di buon livello, però hanno dominato alcune partite. Siamo arrivati fino alle finali, purtroppo abbiamo perso la semifinale contro Ferrara, che potevamo comunque, era una partita alla nostra portata, però un campionato comunque vinte, con molte partite vinte facilmente. Quindi, considerato il livello dei nostri ragazzi, l'impegno che ci hanno messo, quest'anno abbiamo provato a fare l'elite e insomma nelle prime giornate è un campionato dove possiamo stare, possiamo fare anche la nostra bella figura. Ecco, un campionato competitivo, 3 le partite giocate finora, 2 vittorie e 1 sconfitta. Qual è secondo voi allenatori l'obiettivo di questa squadra in quest'Under 18 Elite? Beh, sicuramente l'obiettivo è far migliorare come sempre i ragazzi. Con un campionato di livello come quest'anno i ragazzi non possono mai riposarsi, mai neanche durante la settimana in un allenamento, devono sempre dare il massimo, e nelle partite sono sicuramente più stimolati, affrontando avversari più o meno dello stesso livello, a migliorare e fare quello che gli viene chiesto. È uno staff di allenatori molto numeroso, di livello. Siete tu e Gigi Corvi come assistenti di Simone Zamboni. Come vi dividete i compiti e com'è lavorare di nuovo, diciamolo, con Zambo e Gigi? Con Zambo è già la seconda volta, che lavoro con lui, anche con gli Under 17, il primo anno che sono arrivato qui a Bakery, e quest'anno si è aggiunto anche Gigi. Sicuramente il primo anno è stato molto positivo con Zambo, quest'anno con l'aggiunta di Gigi sicuramente il lavoro cambia e ognuno può svolgere un compito diverso e concentrarsi su una fase particolare del gioco. Per esempio possiamo fare lavoro individuale all'inizio, dividerci in tre gruppi, 3 moduli di lavoro, e poi durante le partitelle ognuno si concentra su un particolare e abbiamo sempre tutti un occhio di riguardo per tutti i giocatori. Quindi questo è molto utile, perché tiene sempre sotto pressione e sempre sott'occhio tutti i ragazzi. In una frase, qual è la caratteristica che credi abbia la tua squadra? Cioè, cosa diresti per convincere un appassionato, un tifoso Bakery a venire a vedere l'Under 18 Bakery Pastificio Fontana? Ma sicuramente sono ragazzi che non mollano mai, sono ragazzi che si impegnano tutta la settimana. Se venite a vedere un allenamento vedete quanta voglia e quanta intensità mettono, e poi riescono a riprodurla anche in partita, sicuramente con alti e bassi. Per esempio la sconfitta contro Parma non è stata una partita impossibile da affrontare, abbiamo perso di pochi punti, però sempre con alti e bassi, abbiamo fatto ottime cose e cattive cose, come è normale nelle partite giovanili. Sicuramente quindi l'energia che mettono è la caratteristica migliore che hanno.